Buon pomeriggio a tutti. Questa parte della conferenza si intitola Dalla tradizione alla modernità. Io ho una certa idiosincrasia quando vado a vedere biennali o mostre collettive e si vede il lavoro di artisti che hanno portato se stessi invece di portare qualcosa che è inerente al tema, perché mi sembra che sono stati o un po' pigri o un po' annoiati o non hanno voluto rispettare le intenzioni o del curatore o anche la presenza del pubblico che è venuto a sentirli. Quindi io cercherò di raccontare uno spaccato della mia vita professionale che può diventare, senza nessuna pretesa, una piccola metafora del mio rapporto con la tradizione e la modernità. Circa 4 anni fa ho affrontato il problema che molti artisti a un certo punto della propria carriera devono affrontare, che è quella di una mostra, di un survey show che raccolga in qualche modo tutte le idee, i progetti che questo artista ha elaborato nel corso degli ultimi 10-15 anni. E quindi insieme alle persone che lavorano con me abbiamo concepito questo progetto intitolato The Trinity, suddiviso in 3 parti, in collaborazione con 3 musei, che si sarebbe dovuto focalizzare su 3 aspetti fondamentali del mio lavoro. Il cinema, l'arte, cioè lo studio del linguaggio cinematografico, del linguaggio artistico e la religione. Quindi in collaborazione con il Maxi, con il MoMA PS1 e con il MoCA di Los Angeles abbiamo elaborato il progetto The Trinity. Per quanto riguarda il Maxi, con Galleria Vezzoli abbiamo operato una specie di trasformazione del museo in una pseudo galleria borghese e abbiamo esposto i miei lavori. Per quanto riguarda il MoCA abbiamo cercato di trasformarlo in una specie di cinema e ci siamo in qualche modo riusciti con velluti, sedute da cinema, arazzi, proiezioni, poster, eccetera. E poi siamo arrivati al progetto che forse era la parte conclusiva e più eclatante, che era quello prospettato per il MoMA PS1. Il progetto per il MoMA PS1 consisteva nel, tra virgolette, tentativo di prendere le rovine di una chiesa sconsacrata e in rovina, quindi senza tetto, senza possibilità d'uso alcuno, e decostruirla fisicamente e portarla e ricostruirla all'interno della corte del MoMA PS1. Purtroppo delle vicissitudini legali ci hanno, diciamo, fisicamente impedito di portare a termine il progetto. Sono stato indagato, grazie all'abilità dei miei avvocati e alla mia buona fede, io penso che sia così, il caso è stato completamente archiviato, e quindi a un certo punto del lavoro io mi sono trovato che, in qualche modo, con un certo rispetto, diciamo anche forse, non dico successo, però le prime 2 parti di questo progetto erano state portate a termine, e mi trovavo a questo punto a confrontarmi con il MoMA, che per definizione è il tempio che definisce la modernità, e mi trovavo senza un'idea. Cioè, la mia idea iniziale molto forte di portare una parte della nostra storia legata alle nostre radici culturali, religiose, emotive all'interno di questo territorio era svanita e non poteva essere ripetuta, non poteva essere ricreata. E quindi, diciamo, mi sono trovato dentro questo problema. Cosa posso portare al MoMA PS1 che racconti la mia modernità? Ho pensato, il passato, la tradizione, ma cosa c'è di ancora più tradizionale, antico, emotivo delle rovine di una chiesa? E allora ho pensato al passato non prossimo, ma al passato remoto, cioè ho passato alla romanità. E allora che cosa ho fatto? Ho iniziato, anche con una certa ansia, diciamo, perché il tempo stava stringendo, a comprare come un qualunque, diciamo, benestante, anche se io non lo ero, collezionista, a tutte le aste di antichità di Sotheby's e di Christie's delle teste, possibilmente che risalissero al primo o al secondo secolo dopo Cristo, quindi piena romanità, piena classicità. E poi mi sono confrontato col fatto che la scultura romana e anche l'architettura romana, ma anche quella greca, in origine molto spesso erano completate da un aspetto cromatico, che poi il tempo ha portato via. Non dico una cosa che ha né rilevanza, né originalità, né accademica, né scientifica, lo sanno tutti. Il Partenone era dipinto, la Rapacis, della quale parleremo dopo, era dipinta, molte delle sculture erano dipinte, nelle varie etichette dei musei più importanti del mondo si può leggere, qui si vede una traccia di pigmento rosso che ci racconta appunto che questa scultura era tutta colorata, eccetera, eccetera, ma tutte queste emozioni di questi strati di colore sono state portate via dal tempo. E quindi la tradizione ci ha lasciati
con delle architetture e delle sculture che sono per la maggior parte dei casi bianche o beige o grigie, che ricordano, diciamo, un'idea di classicità che è fasulla, che sembra più uno spot per un profumo di Calvin Klein degli anni Ottanta che quello che invece era la classicità nella sua realtà. Allora mi sono rivolto ad uno dei più importanti accademici attualmente diciamo al lavoro nel mondo, che si chiama Clemente Marconi, che ha la cattedra di archeologia alla NYU, e con lui ho cercato di elaborare una possibile colorazione di queste sculture. E abbiamo proceduto, e in questo senso mi è sembrato che questo poteva essere l'unico gesto che poteva compensare per la privazione della Chiesa. La Chiesa già mi sembrava un gesto profondamente radicale, ma questa idea di ricolorare il passato mi sembrava compensasse, mi sembrava un gesto che poteva avere lo stesso tasso di radicalità, intensità, pericolo. E l'abbiamo appunto portato a termine. Per me è stato un gesto molto importante perché appunto ho l'impressione che quando guardiamo al passato noi un po' ne vogliamo o ne subiamo una versione edulcorata, ripulita. Invece quando tu approcci una scultura antica e cominci a ricolorarle gli occhi, ricolorarle la pelle, ti accorgi che queste sculture erano oggettivamente veicolo di desiderio, di passione, diventano vive, diventano come degli scatti di Instagram. E quindi capisci anche che tutto il rapporto tra l'essere umano e l'arte non è un rapporto filtrato dall'aura, dalla paura, dalla musealità, ma nei secoli passati il rapporto con l'arte era un rapporto molto più, diciamo, sensuale, erotico, oggettivo, finanziario, non necessariamente intellettuale o accademico. Quindi, diciamo, la mia metafora si chiude in maniera molto semplice dicendo che quando nella mia storia ho avuto paura o una grande insicurezza perché non sapevo come affrontare la modernità e il tempio che a livello internazionale definisce l'idea di modernità, io mi sono dovuto riagganciare alla tradizione. Ho dovuto acquistare, tra virgolette, qualcosa di assolutamente tradizionale e antico, ho dovuto ricolorarlo, quindi l'ho dovuto rendere contemporaneo, ma a quel punto non era più contemporaneo, che è una parola che a me non interessa molto, era diventato presente. E quando mi sono rimesso a guardare a queste statue, ho creduto di sentirmi più o meno come si poteva sentire una persona del passato quando le guardava 2000 anni fa. Vi ringrazio.